Come va? Insomma, sono stata chiusa in casa con te tutto sto tempo. Sì. Insomma. Quindi oggi parliamo di come usare insomma in italiano. Tu lo usi? Insomma. Anch'io. Insomma, potrei usarlo di più, di meno, di meno. Vabbè, insomma. Questo è uno di quegli episodi in cui alla fine dell'episodio non sapremo più cosa vuol dire insomma. Ma però insomma. Sì. Oggi parliamo di come usare la parola insomma in italiano, che a volte può essere un po' complicata perché è una di quelle parole che si sentono ovunque, ma non sempre nello stesso modo e quindi può essere difficile capire il significato. Ci sono tre significati principali. Quello più comune o quello più usato è per segnalare un riassunto o una conclusione, come per esempio in queste interviste nelle quali parlavamo dell'Italia. Cioè, veramente ogni città ha le sue particolarità, Venezia in un altro modo, cioè penso siamo un paese insomma abbastanza ricco, ecco. Spesso si usa verso la fine ed è un po' come una piccola bandiera che dice attenzione, sto per dire la cosa più importante, sto per riassumere o concludere quello che ho appena detto. È un po' come dire basically, actually, pretty much, anyway, questo tipo di parola in inglese. Poi abbiamo la cultura del cinema, cultura a livello artistico, credo che insomma è un paese in cui non manca nulla. Per esempio in questo video in cui parliamo di alcuni stereotipi sugli italiani. Che sono rumorosi, magari romantici, ma sì, che si vestono bene, insomma, che cantano. Oppure in questa intervista in cui gli italiani ci parlano dei loro sogni. Diventare una bar lady. Bar lady. Esatto, e imparare tutti i cocktail, insomma, queste cose qua. Oppure cosa facevano a Milano? Siamo stati a Como perché avevamo una mostra di lavoro nostro e poi siccome dovevamo riprendere il treno da Milano per tornare a Roma abbiamo fatto una notte qui. E ci piace sempre, insomma, passare un po' di tempo a Milano. Oppure in questo esempio in cui la ragazza ci dà un consiglio su come scegliere un buon gelato. Ora, di stare attenti perché nelle gelaterie più sono grandi le montagne di gelato, meno è buona la gelateria, perché vuol dire che, insomma, non sono consigliate. In questo caso invece un ragazzo ci ha raccontato dei suoi amici in Germania. Si trovano bene sicuramente, altrimenti non starebbero lì. Insomma, mi dicono che in Germania si vive bene, a parte il clima, che in Italia è un po' più bello. E qui parliamo degli stereotipi sui tedeschi. Ma guarda, io personalmente penso che probabilmente anche se ci fosse qualcosa di vero, comunque sicuramente viene poi, insomma, esagerato, no? In questo esempio invece parliamo delle nostre stagioni preferite. Quindi qualsiasi parco pieno di alberi, immerso nella natura, insomma, mi ricorda la primavera, sì. A Natale in famiglia facciamo dei cenoni con tutta la famiglia, ci riuniamo, facciamo lunghe tavolate, mangiamo insieme, stiamo insieme, insomma, è bello. Alla fine di una frase vuol dire ho finito di dire le cose importanti. Un po' come un forte punto alla fine. Questo è quello che penso io e basta, ho finito. Insomma. Insomma, sì. No, a me piace l'inverno per l'atmosfera, sai, il periodo natalizio, ma anche il freddo, quindi l'atmosfera a casa, il camino, la coperta, il caldo, insomma. E perché ti piace la primavera? Perché è una stagione di mezzo. Non è né troppo fredda né troppo calda, è il clima giusto, insomma. Ecco un altro esempio in cui parlavamo di come iniziare una conversazione in italiano. Sì, sempre cose molto lì casuali che succedono, basarsi molto su quello che sta accadendo in quel preciso lasso temporale, insomma.
cosa, che lavoro fai, cosa studi, da quanto sei qui, se non è di Torino, cose del genere. Poi il resto viene un po' da sé, insomma, però. Ed altri esempi? Nel senso sì. Che le persone bisogna conoscerle, o italiane e straniere, io sono di questa opinione, quindi insomma. Poi sono grandi mangiatori di würstel, krauti, questo sì. Anche perché loro prendono in giro noi per la pizza, il mandolino, gli spaghetti, quindi diciamo sono sempre stereotipi culinari, insomma. Peggiorata per le condizioni, sono cambiate le condizioni globali, quindi probabilmente è peggiorata anche l'Italia, insomma. I giovani viaggiano, c'è una maggiore apertura verso gli altri, c'è una speranza che qualcosa possa cambiare, forse c'è. Insomma. Non devi usarlo per forza alla fine del tuo discorso, ma anche in mezzo o all'inizio di quello che vuoi dire, per sottolineare una parte importante del tuo discorso, di quello che stai dicendo. Rispetto a magari noi ragazzi italiani, li vedevo per a parità di età, questa ragazza era molto più, diciamo, indipendente, molto più, insomma, la famiglia era molto meno, come ti posso dire, pressante magari, chioccia. O chioccia rispetto, esatto, a quello che magari può accadere qui. Questo sì, l'ho notato. Siamo in visita in Italia questa settimana, che viviamo all'estero, e quindi insomma è una bella cosa, siamo circondati da amici che cucinano e hanno buon gusto, ecco, così ci godiamo l'Italia. A volte si può usare anche per indicare un'esitazione oppure per ammorbidire un po' quello che stai dicendo. Tedeschi, beh, penso insomma che siano molto duri, mm-hmm, caratterialmente, sì, che siano molto insomma inquadrati. Per esempio, la donna in questo video stava parlando degli stereotipi e quindi non voleva essere troppo diretta, voleva ammorbidire un po' le cose che stava dicendo. In questo caso quindi ha utilizzato insomma. O anche per riempire il silenzio mentre stai pensando. Perché ti piace così tanto La vita è bella? No, ho richiamato uno di quelli diciamo più famosi, visto che mi hai chiesto un qualcosa che possa aiutare diciamo a imparare l'italiano. E uno insomma che ha vinto l'Oscar e tutto, allora ho riportato quel film lì insomma. E non me ne vengono in mente altri, ovviamente, nel frattempo. No. Un attore che, insomma, come un attore un po' particolare, perché, insomma, no, toscanaccio puro, per parare, ecco, l'italiano vero non si impara proprio da Benigni, però è da vedere, è un film da vedere, si vede un po' anche la comicità sua e la sua simpatia. Beh sì, insomma, penso, non so, tutta la storia della tecnologia, comunque loro sono meno legati agli smartphone, eccetera, mentre invece io per esempio sì, ma quello penso che sia un po' ovunque. Prima di passare agli altri due significati di insomma, volevamo ricordarvi di Patreon. Se volete avere materiali per aiutarvi ad imparare meglio da questa puntata, per esempio come trascrizioni, esercizi e audio, potete cliccare il link nella descrizione. Il secondo uso di insomma è come risposta. In questo caso si usa per dimostrare che non sei molto d'accordo o non sei molto entusiasta. È simile a non molto o così così. Per esempio, come quando abbiamo chiesto a queste ragazze se gli uomini italiani sanno cucinare. Sai cucinare? Io sì. Insomma. Come insomma? Niente pranzo. Niente pranzo e niente cena. Mm-hmm. Mm-hmm. E sanno cucinare? Secondo me se la cavano. Ma secondo me, insomma, dipende quanta esperienza hanno avuto a vivere da soli. Sì. Posso chiedere a Matteo: "Ah, ti è piaciuto il film?" Sì. Un altro esempio di questo è se chiedo a Matteo: "Ah, ti è piaciuto il film?" E insomma, vuol dire così così. Non tanto. Non tanto. Oppure potrei chiedere: "Come stai oggi?" E se io dico insomma, so che è meglio che ci sentiamo tra un paio d'ore. Sì. Come era la pasta? Buona. Insomma. No. Ancora? Non vuoi proprio più mangiare? Quando lo usi come risposta ad una frase affermativa,
come per esempio so disegnare. Insomma, significa che non sono molto d'accordo con quello che ha detto. E questo funziona sia nel senso negativo, per esempio, io sono bravissima a cucinare. E insomma. Oppure funziona anche il contrario. Per esempio, se dico, non so parlare in italiano. E insomma, parli meglio di me. Beh, insomma. Facciamo la gara di insomma adesso. Possiamo andare all'infinito, insomma, insomma. Insomma. Quindi in questo caso significa che non sei d'accordo con la cosa che la persona ha appena detto. Puoi esprimere un po' di impazienza. Per esempio, nell'ultimo video in cui ho detto una cosa stupida sulla birra. Vabbè, non me lo dicevo quando ero piccola. No. Immagino me piccolino. Quanto non bevi troppo birra? Col biberon pieno di birra, no. E questo ci porta al terzo significato, che è un'esclamazione di impazienza. In una situazione di insofferenza puoi dire insomma, basta. Per esempio, io spesso quando racconto una cosa ho la tendenza a dilungarmi troppo. A un certo punto Matteo potrebbe dire... Insomma, è un po' come stringi in questo caso. Sì. Per esempio, se fossi proprio molto arrabbiato, potresti dire... Insomma, vuoi finire la frase o no? Giusto. È successo davvero, ragazzi. No, non è vero. Sì. Quindi ci sono tre significati principali di insomma. Il primo è quando vuoi segnalare che stai per concludere, oppure una parte importante del tuo discorso. Il secondo è come risposta, quando non sei molto entusiasta oppure non sei molto d'accordo. Il terzo è un'esclamazione di impazienza. Insomma. 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 Ma vogliamo finire questo video o che? Finiamo questo video. Insomma. Ho fame, insomma. Speriamo che vi sia piaciuto questo video. Non dimenticate di seguirci e suonare la campanella per essere avvertiti ad ogni nostro nuovo video. È ora di fare un po' di pratica. Scriveteci un commento con la parola insomma. Ci vediamo nei commenti. Ciao! Ciao.